Ciao e benvenuto su Mondo Cane. In questo nuovo video scopriremo i pro e i contro del possedere una razza come quella del Bovaro del Bernese, così da poter valutare bene prima di adottarne uno. Prima di iniziare, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il Bovaro del Bernese è un grosso cane originario della Svizzera. La prima cosa che salta all'occhio è sicuramente il suo aspetto, imponente ma davvero adorabile. Con una pelliccia morbida e folta e i suoi dolci occhi marroni, è un cane che attira l'attenzione ovunque vada. Si tratta di un cane intelligente ed energico che ama la socialità. Se vuoi saperne di più su questa razza, sul nostro canale è già uscito un video chiamato Bovaro del Bernese Cosa Sapere, che ti invitiamo a recuperare. Oggi parleremo dei pro e dei contro di questa razza, quindi iniziamo subito con i pro. Numero 1. È un cane molto socievole. Il Bovaro del Bernese è noto per il suo temperamento amichevole e dolce. Sono cani molto socievoli che amano stare vicino alle persone, rendendoli un'ottima scelta per le famiglie. Spesso tendono ad essere amichevoli anche verso gli estranei, il che li rende ottimi cani da compagnia. Numero 2. È una razza molto dolce ed affettuosa. Il Bovaro del Bernese è un cane noto per la sua natura affettuosa e leale. Si legano moltissimo al proprio nucleo familiare e adorano passare il tempo con le persone che amano, facendosi accarezzare e coccolare. Questa caratteristica li porta a sviluppare un naturale istinto protettivo verso le famiglie, che, unito alla loro stazza imponente, li rende ottimi cani da guardia per le famiglie. Numero 3. Sono dei perfetti compagni di giochi per i bambini. Questi cani sono noti per la loro grande affinità con i bambini. Amano passare il tempo con loro e sono in grado di tollerare pazientemente il gioco ruvido e le attenzioni dei più piccoli. Questo perché si tratta di una razza molto tranquilla e stabile a livello caratteriale, quindi sono meno inclini a diventare aggressivi o irrequieti. Prima di procedere con i contro, facci sapere con un rapido commento qui sotto quale di queste elencate è la tua caratteristica preferita. Ora, procediamo con i contro di questo cane. Numero 1. Hanno bisogno di spazio. Essendo una taglia grande, il Bovaro del Bernese ha bisogno di uno spazio adeguato per muoversi e giocare. Sono cani che amano esplorare e quindi la soluzione perfetta per loro è una casa con giardino. Non sono adatti alla vita d'appartamento. Inoltre potrebbe essere complesso viaggiare sia per lui, dato il trasporto, ma soprattutto per trovare un alloggio adatto a lui. Numero 2. Hanno bisogno di tanta attività fisica. Il Bovaro del Bernese ha bisogno di molto esercizio fisico per mantenersi in salute. Questi cani sono dotati di una grande quantità di energia che, se non viene sfogata in maniera corretta, può portare ad atteggiamenti distruttivi o allo sviluppo di problemi di salute come l'obesità. Numero 3. Salute e cure generali. Il Bovaro del Bernese ha un pelo lungo e folto che richiederà cure regolari per mantenersi bello ed in salute. Spazzolatura e toilettatura saranno fondamentali, soprattutto perché questo cane potrebbe essere sensibile ai colpi di calore nei mesi estivi. Inoltre, come molte razze di taglia grande, può essere soggetto a diversi problemi di salute. I più comuni potrebbero essere la displasia dell'anca o del gomito. Prima di scegliere questa razza, sarà importante mettere in conto questo aspetto ed essere pronti ad affrontare le eventuali spese veterinarie. Nel video di oggi hai scoperto tutti i pro e i contro sul Bovaro del Bernese. Pensi di riuscire ad occuparti di questa razza? Prima di scegliere il tuo amico quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se hai imparato qualcosa di nuovo, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sul nostro canale dedicato al fantastico mondo dei cani. E se questo video ti è piaciuto, commenta scrivendo quale vuoi che sia un'altra razza da analizzare pro e contro nel prossimo video.
Da Mondo Cani è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!